Ciao a tutti, oggi sono arrivati questi due pacchetti spediti da Yubi Workshop e farò un unboxing di questi due, appunto. Dai, apriamoli. Allora, il primo, chissà cos'è. Questa è la fibbia della cintura, cioè riproduce la cintura di Ezio Auditore, che utilizza in Assassin's Creed Brotherhood, ma anche in Assassin's Creed 2, mentre in Revelations non ha questa tipologia di cintura. Ferro, timbrata Yubi Workshop, proprio stampata. Scritto Nothing is true, everything is permitted. Mamma mia, proprio bella. E questa è solo la fibbia, appunto, non danno anche la cintura inclusa. Però comunque bella. Apriamo il secondo. Mi hanno inviato, cioè, hello Luca, your unboxing and review videos are awesome. Boh, vabbè, in pratica mi dicono che i miei video unboxing sono molto carini. Good work man, buon lavoro uomo, cioè ragazzo. From all Ubi Workshop team, da tutto il team di Ubi Workshop. Con wow, non pensavo che me li avessero visti. E vabbè, dai, queste qua sono le spillette. Allora, mela dell'Eden, aspetta che le apro. Mela dell'Eden, fatta benissimo. Lama celata. E simbolo degli assassini. In più. E queste fanno parte del set degli assassini, mentre questo fa parte del set dell'Abstergo Industries. Explore the past to secure the future. Logo Abstergo Industries. Logo ancora. E questo è il logo Ubi Workshop. Eccolo qua. Ancora cartellini. Ok, vi ho fatto vedere tutto. Grazie per la visione e al prossimo video.